In molti, sotto il video della classifica, mi hanno chiesto dov'è lo speciale di Bardock, dov'è lo speciale di Bardock, hai dimenticato lo speciale di Bardock. Nonostante io abbia in effetti specificato all'inizio: elencherò dal peggiore al migliore solo i lungometraggi, quindi niente speciali del tipo le origini del mito o quel pattume dell'episodio di Bardock, che avrei elencato solo i lungometraggi. Pertanto, a gentile richiesta, l'argomento di questa settimana è proprio l'episodio speciale sulla battaglia finale solitaria del padre del guerriero Kakarot contro Freezer, uscito in Italia col titolo molto più sintetico Le origini del mito. Va in onda su Fuji TV mercoledì 17 ottobre del 90 tra gli episodi 63 e 64 di Zeta. Quindi siamo in pieno arco di Namek e i due sceneggiatori Takao Koyama, di cui mi sono lamentato copiosamente per circa due ore l'ultima volta, e Katsuyuki Sumizawa, che scriverà tutto l'arco filler di Garlic Jr., eccezion fatta per l'episodio Krillin ha bisogno di una perla per trombare, trovarono opportuno illustrare l'origine della storia come dei novelli Gustave Courbet, partendo da Freezer che intende sterminare tutta la razza dei Saiyan nel loro pianeta, tra cui ce n'è uno in particolare che ha come indizio primario l'assomigliare a Son Goku, come spiegò Raditz alcuni capitoli prima. Ovviamente sarà pure un materiale non canonico, soprattutto dopo la creazione di Minus, ma ancora non erano al corrente nel 90, ma al solito è sempre Akira Toriyama a ideare i modelli dei personaggi, proprio come nei film di Koyama, trasposti al meglio dal primo supervisore della Toei in ordine cronologico, al suo debutto ufficiale come designer dei personaggi. Sempre lui, sempre Katsuyoshi Nakatsuru, il più in grado di riprodurre lo stile dell'autore dal 90 ai giorni nostri, che ridisegna praticamente tutto lo speciale, fornendo un rendimento fortemente costante e solido, assistito anche dalle supplementari correzioni di Masaki Sato, quindi è palese come la solidità sia un punto di vanto qui. Nakatsuru domina dappertutto, dai segmenti di Shindo Pro con Vegeta e Nappa alle scene d'azione di Seigasha. La regia e storyboard sono affidati a un altro nome ricorrente, Mitsuo Hashimoto, che non sarà il più virtuoso, ma mantiene un rendimento solido prendendo in prestito i colori di Yoshihiro Ueda in più di un'occasione, come nell'allenamento di Vegetino coi Cybermen o durante la morte di Bardock. Non figura tra i nomi che preferisco in assoluto, ma gestisce lo speciale a dovere. Nello staff degli animatori compaiono tutti coloro che lavorano in Zeta, compreso anche Studio Live, e fa abbastanza discutere l'assenza di Last House, probabilmente perché Aoshiyama e company affidavano un fottio di episodi di fila, perciò si può comprendere bene la loro assenza qui. Come detto, in pochi spiccano per via della supervisione massiccia di Nakatsuru, eccezion fatta per Shimanuki e Isada durante la lotta tra Bardock e lo squadrone di Dodoro, in cui riecheggia l'iconico brano Solid State Scouter di Yasunori Iwasaki, che contrariamente a quello che si può pensare non è un plagio di Solid State Survivor del Yellow Magic Orchestra, perché quell'onere spetta a Kenji Yamamoto dall'alto della sua passione per gli Stratovarius, e i Black Sabbath, e i Judas Priest, e i Red Hot Chili Peppers, e gli Earth, Wind & Fire, e i Marilyn Manson. Anche Takeo Hide è altrettanto riconoscibile nel segmento di Bardock che tenta di convincere invano gli altri Saiyan del tradimento di Freezer, ed è anche disegnatore degli eye catch che Nakatsuru ha ricalcato massivamente. Ora, nonostante Minos sia ufficialmente l'antefatto canonico e nonostante abbia gradito parecchio come Dragon Ball Super Broly l'abbia rappresentato, tendo a preferire la storia così come narrata in questo speciale, perché secondo me ha più senso raffigurare Bardock come tutti gli altri Saiyan, ossia come dei mercenari che pensano a sterminare e conquistare i pianeti minori, che subiranno il tradimento del tiranno cornuto, il quale teme un giorno di rimanere sopraffatto dall'esercito dei Saiyan, così che arriverà a distruggere il pianeta Vegeta con i suoi abitanti, tranne alcuni. Pertanto non c'è spazio per gag o battute, questo speciale è una tragedia a tutti gli effetti, di cui Bardock è il protagonista ma non l'eroe. Anzi, essendo un mercenario che annichilisce razze inferiori come i canassiani, non è affatto un personaggio positivo come in Minus, ma più un anti-eroe, che non si schiera né tra i buoni né tra i cattivi, poiché il suo scopo in questo speciale è cambiare il suo destino mettendosi contro Freezer, il quale in contrasto durante la climax sembra quasi neanche farci caso, perché è ben consapevole di essere superiore ai suoi subordinati. Bardock non è e non sarà mai Goku, le linee degli occhi chiuse e la cicatrice gli conferiscono un'espressione più austera e algida, non necessariamente malvagia, ma meno bonaria di quelle di Goku.
Molte scene sono illustrate molto bene. La morte dei compagni di Bardock dà proprio l'idea dell'atmosfera drammatica dello speciale, con Toma che spira tra le sue braccia, che è un'elaborazione molto matura del lutto, privo di pianistei o melodrammi, ed è veicolato dal silenzio e dai gesti di Bardock, il cui simbolo più iconico è la fascia di Toma insanguinata che indossa sulla fronte poco prima dell'assalto agli sgherri di Dodoria. Grande scena, ottime le tracce di Shunsuke Kikuchi, ma se mi seguite da tempo non dovrebbe risultarvi una novità, così come è notevole la performance dei doppiatori della Merak. Sull'adattamento e i dialoghi preferisco tacere, dico solo che farei volentieri a meno dell'aggiunta dei pensieri dei personaggi e del narratore che rompe solo il cazzo, i cui interventi sono di un retorico e di un lapalissiano del tipo il cielo è azzurro, il prato è verde e la guerra è brutta. Ma state zitto un po'. Per fortuna Marco Batman Balzarotti, che ha doppiato anche Ginyu, lo stronzo del Cell Game e... anche lui purtroppo, è fenomenale su Bardock. Difatti non mi stupisce la sua riconferma in Super Broly. Devi sopravvivere, assolutamente, mi hai capito? E apprezzo molto il timbro da fighetta di Gianluca Iacono, in senso buono chiaramente, nessuna offesa, su Vegeta Infante, proprio come Ryo Rikawa nell'originale. Risparmia per altri i tuoi complimenti. Ritengo giusto non scegliere un'altra voce, perfetto così. Altro aspetto che è gestito meglio rispetto a Minos è Kakarot neonato incazzoso e irrequieto, che piange di continuo poiché non è ancora il Son Goku della prima serie, ma un Saiyan scartato perché troppo debole. Invece quello di Minos è un mini Clark Kent. Eppure, se mi seguite da tempo, dovreste sapere che a me piace anche concentrarmi sui difetti, che purtroppo fioccano anche in questo speciale, a partire dal fatto che Bardock sano fatichi contro i subordinati di Dodoria, ma che successivamente riesca a tenere testa all'intero esercito di Freezer da moribondo e con le ferite aperte. Ha perso ettolitri di sangue? Non vedo come possa essere un problema. D'altronde, tra alcuni anni la Toei ci insegnerà anche che Gohan del futuro combatterà meglio senza un braccio, quindi non vedo perché allibirsi. Poi il plot device del canassiano che gli appioppa il potere della preveggenza è un po' una cacatina, fin troppo basilare e semplice per reggere l'intera storia, il che è un po' desolante, se permettete, poiché che lo speciale è già tragico nei contenuti e per come riesce a gestirli non lo ritengo così necessario, anzi giunge quasi ad anticipare la fine dello speciale. Un finale drammatico per giunta che purtroppo pare quasi telefonato per via di un potere così banale. E infine rimangono alcuni quesiti in sospeso. Se il tizio verde che cura Bardock su Vegeta è lo stesso che compare nell'arco di Namek, come cazzo ha fatto a sopravvivere all'esplosione del pianeta? O ancora, come mai all'improvviso Bardock ci tiene a suo figlio, considerando che lo ha ignorato all'inizio solo perché è scarso? No! Perché avete mandato il mio pargolo su un pianeta remoto? Ma come mi siete permessi? Ha poco senso. Oh, a voler essere ancora più impiccioni, che ne è stato di Raditz? Dov'è il primogenito? Capisco che Goku sia il protagonista e che Raditz sia stato accantonato giustamente, sottolineo, dopo la sua morte, ma avrei preferito che avessero illustrato anche il suo di punto di vista, cosa che Minos invece propone seppur sommariamente. E mi dispiace perché il resto è ben organizzato. Nappa coi capelli è incredibile, Freezer è sempre il solito eccentrico e carismatico dittatore, Zarabon e Dodoria sono due ottime spalle, e nel complesso, anche dopo 34 anni, resta un tragico episodio speciale, che rivede più che volentieri e che preferirò sempre a Minos al netto delle sue antipatiche lacune. Spero che abbiate apprezzato questa sorta di spin-off del video della classifica e al solito fatemi sapere la vostra. Aiutatemi a raggiungere 1000 iscritti nel minor tempo possibile, anche perché ho in mente un video particolare che potrebbe rovinare i vostri ricordi. Niente, vi ringrazio come al solito per la visione e buonanotte. 53.000.